Io il primo bacio non l'ho mai dato. Sono mamma di 4 figli, nonna di 7 nipoti, ma il primo bacio io non l'ho mai dato. Io sono sempre stata innamorata di mio marito. Quando l'ho conosciuto avevo 14 anni, lui faceva già il militare. Una volta ci siamo visti, io a me mi è piaciuto come che. Mamma non mi ha fatto più uscire, aveva capito tutto quanto. Lui si metteva affacciato e cantava. Allora la gente di riunione si affacciava tutta quanto, ma sta facendo una pazzia. E mamma ricette, cicci, cicci, a mio padre, chi se ce lo fa fisso? Così mamma, insomma, esasperata, lo fece entrare e disse una parola, però quando viene occupato ogni tanto di licenze, perché quella è piccerella. Un giorno sono uscita, mi spinse da una portona, io non sapevo chi era, mi stringeva da morire, io non capivo niente di più, un po' la paura, un po' l'emozione, mi tremavano tutti i cosci sotto, la panza, a capa, mi sono disvincolata, ma io correvo, correvo, la paura, mamma mia che paura, correvo e mi pulivo, arrivai a casa tutta rossa, come un biancale, mamma disse così, ma che è successo? Niente, niente, e mandai a mettere il duletto, alla febbre, 3 giorni, non volevo proprio per il chiù, non capivo che era successo, un'emozione da morire. Eppure il primo bacio io non l'ho ancora dato. Primo bacio è quello che si dà ad anziani. Quello che si dà quando un'anima incontra un'altra anima. Quando la bellezza non c'è più, finiscono gli affanni, le gelosie. Quando gli occhi si incontrano, si chiude un cerchio. Io e Umberto ce lo daremo allora. La mamma dice, la figlia è piccirella, e dica, presa, la mamma è piccirella.